Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale, eccoci qui di nuovo con The Division. Allora, vediamo, dobbiamo tornare qui dentro e... ripristino base. Ok, andiamo avanti, seguiamo il nostro obiettivo. Come potenziare i dipartimenti. Bello vederti tutto intero. Stai andando bene, ma non puoi mollare adesso. Okay, chi ha detto niente? Allora, un attimo che... vediamo un pochino come siamo messi. 16 su 36, vabbè, c'è ancora spazio. Ascolta, davvero, pensavo che fosse la fine. Potenziamenti disponibili. Risorse, potenziamenti. Vediamo. Potenziamento dipartimento. Allora, per ogni dipartimento sono disponibili 10 potenziamenti. Le scorte del dipartimento medico sono utilizzate per costruire potenziamenti del dipartimento omonimo. Puoi ottenere scorte del dipartimento medico completando missioni mediche, incontri medici, quindi quelle in verde. Ogni potenziamento costruito fa avanzare la percentuale dei progressi di un dipartimento. Ogni potenziamento costruito sblocca un'abilità mod, abilità o talenti. Ogni potenziamento costruito sblocca uno o più vantaggi, sono tutti elencati nel menu abilità nella scheda dei vantaggi. Costruiamo il primo potenziamento. Clinica, vai. Le migliorie sono magnifiche. Se sopravviviamo, voglio che lavori nel mio laboratorio. Sono disponibili nuove abilità. Puoi attivare delle nuove abilità. Andiamo a vedere allora cosa abbiamo sbloccato. Ah ok, ci ha sbloccato questa qua, base pronto soccorso, cura tutti gli alleati a breve distanza, puoi piazzare il dispositivo dove ti trovi o lanciarlo su un bersaglio lontano, quindi in linea teorica possiamo utilizzarlo anche noi. Vediamo anche i vantaggi, perché cioè, aumenta di uno slot lo spazio disponibile per i kit medici, e questo presumo che non dobbiamo neanche attivarlo, questi vantaggi sono automatici. Vabbè, per il momento teniamo questo senza... questo qua lo lasciamo. Magari lo proviamo la prossima volta. Finalmente una clinica. Da qualche parte bisogna iniziare. Abbiamo abbastanza personale per occuparci della gente. È perfetta per noi. Ok, perfetto. Allora, altre cose che dobbiamo fare naturalmente sono anche quella di... queste sono missioni mediche. Che la fase 1 è stata un successo. Ripeto, la fase 1 è stata un successo. Il serbatoio ha retto. Ricevuto, ottima notizia. Avete una stima precisa su Hudson Yard? Allora, livello minimo 7, noi siamo al momento a livello 5 se non sbaglio. Al momento ancora senza sintomi. Ricevuto. Questo si potrebbe fare. Questa galleria è il punto principale da cui arrivano cibo, medicine e armi dal mondo esterno. Dei ribelli armati di esplosivi vogliono sfondare la quarantena. Una guarnigione della JTF sta cercando di contenerli, ma non resisterà a lungo. E se i ribelli fanno saltare le paratoie per passare, la galleria si allaga, la linea dei rifornimenti si interrompe e muore un sacco di gente. Sappiamo che Benitez è nell'occhio del ciclone, vogliamo il controllo della zona e rivogliamo Benitez qui alla base. Allora, voglio vedere un attimo le cose delle ricompense, perché ci potrebbe essere qualcosa in più, si spera, non lo so, vediamo, eh. Perché c'era stato qualche problema con... nessun letto, problema, non so se avete letto anche voi la news. Che c'erano dei problemi con alcuni utenti per il riscatto di... per riscattare, diciamo, alcuni... bonus che si hanno appunto, ad esempio, con la Gold Edition, eccetera, eccetera. Va bene, io direi di... lo so. Di andarcene, dai. Andiamo all'uscita, già qua dentro ci perdiamo normalmente, quindi aspetta un po' di rifornimenti, volendo li possiamo prendere. Si sa mai, ecco. Perfetto, e ci ributtiamo nell'azione. Lasciare per sparare una bomba adesiva. Va bene, siamo pronti con il nostro cappellino, un po' imbarazzante, ma ci siamo. Va bene. Qui c'è... ah,
Non è una rissa, ma va. Pian piano scopriremo insieme tutte le... Salvataggio, vabbè, per il momento. Salto alla roccaforte. Diamo la vita. Attenzione, quartier generale nemico rilevato. Hai sentito anche tu? No, ah, qui c'è. Avanti, uccidetele! Ah, ok. Momento, no, non scappi, buon uomo. Allora, ricarichiamo. Vabbè, già che ci siamo, è partito. Vediamo di fare il freddo. Guarda quel... Ah, mica l'avevo visto sto bastardo. Oppela, eccala. Allora, aspettate. Facciamola finita. Ci riproviamo. Dobbiamo di fare il freddo. Ok. Ci dobbiamo utilizzare un po' più di strategia. Proviamo questo, come va? Va bene, anche questa è fatta. Munizione no, eh. Però c'è qualcosa qui. Ok, abbiamo trovato dei componenti. Questa la prendiamo, prendiamo tutto. Vabbè che si può anche equipaggiare direttamente, come avete visto. Equipaggio oggetto. E quindi dobbiamo equipaggiare la fondina, se non sbaglio. Questa qui l'abbiamo già messa. Ci dà più protezione a livello di corazza, meno. Per altre cose, e mettiamo anche questa qui. Abbiamo visto all'inizio i... le varie abilità all'inizio dello scorso video, se non ricordo male. Va bene, cerchiamo di andare a posto di blocco. Guarda un po'. Che problema hai? Del battaglione sono armati. Poi eventualmente qualche volta. Aspettate, questi. Vedo l'ora di fare casino. Sono nemici, quindi dobbiamo stare un po' attenti, anche non qui. Aspettava coglierci di sorpresa. Eccoli! Voglio divertirsi! Non... per beccare prima questo non si crea delle bombe. Anche quelli in realtà. Occhio. Ok. C'è un po' di gente. Prendiamo tutto. Bel respiro. Una bella toccata di gomma. Brutta notizia. Allora. Maledetto. Un po' di gas mica farà male, no? Lo sapevo. Merda. Dai! Detto. Prendo un altro medikit.
Questi ce li prendiamo, come detto, poi eventualmente ce li rivendiamo o li smontiamo, come qualcuno di voi ha consigliato. E vabbè, proseguiamo per la nostra strada. No, qua non si può passare, sono gli spuntoni. Facciamo il giro largo, dobbiamo accumulare anche un po' di esperienza per poter salire di livello, che non è male come cosa. Ne ci trovate due, ma erano dall'altro lato, noi dobbiamo andare qui. Capitano Benitez richiede supporto immediato al posto di blocco della galleria Lincoln. Questi stronzi stanno assaltando la barriera. Se fanno saltare le paratoie, questo posto finisce sott'acqua. Ok. Lì davanti c'è qualcuno. Allora, facciamo così. Merda. Dai. Occhio a quello. Dovrebbe un caricatore più. Ma sì, mira di merda. Dai, cazzo. Ci vorrebbe un caricatore più ampio e ricarica anche più veloce, magari anche un qualcosa che ci diminuisca il rinculo, perché alcune volte delle serie difficoltà. Occhio. Possiamo anche arrampicarci qui. Non so se possa essere utile, perché questi hanno qualcosa. Ci possiamo fregare tipo il cecchinazzo, no? Però c'è questo. Guanti della sicurezza. Equipaggio. Sono peggio delle cavallette, non fateli passare. Ci proviamo. Non assicuro niente. Sono qui, saluti. Non so fare.
occhio. Ecco, potrebbero passare anche da questo altro lato. Porca troia! Sono nemici, no, sono alleati, quelli no. Un po' lontano però. Ci vorrebbe un cecchinazzo. Continuate a sparare. Ok. Altro. Capitano Benitez, sono Fei Lau. Siamo agenti della divisione e abbiamo eliminato la minaccia al perimetro. Ti inserisco nelle nostre comunicazioni, così potrai indirizzare a dovere il supporto. Ottima notizia, ma qui è ancora un macello. Alcuni di quei bastardi sono passati e stanno piazzando esplosivi sulle paratoie della galleria. Vogliono uscire a qualunque costo. Se quelle bombe saltano, sappiamo bene come andrà a finire. Noi proseguiamo allora. Mando una delle mie ad occuparsi di quella bomba. Copritele il culo. Aspetta, prima controllo i rifornimenti. Medikit. Occhio okay. Ai Rikers. Disinnesco questa roba. Sì, io piazzo qua dove ci dice. Vediamo, arriveranno da attenzione, qui. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Da qui? Sì. Ciao presto signorina, che qua questi non demordono.
venga qui. Girato così al volo. Così a grazie. Merda, ci è mancato poco. Sono pronti a uccidere per ottenere quello che vogliono. Vieni, ci troviamo nel centro di controllo. Momento. Ci siamo, ok. Andiamo. Adesso eventualmente ci riprendiamo anche qualcosa qui. Perfetto. Arrivo, arrivo. Andiamo. Vorrei saper sparare come te. Meglio di no, se vuoi sopravvivere un po' di più. Non è che ti convenga molto. Aspettate, qui c'è. C'è qualcosina. Ginocchiere da moto. Equipaggio. Pronti? Cristo, cosa ci rimane? È un piacere, chiunque tu sia. Spero di poter contare su di te, perché... erano strane voci su Abe. Ci aspetta una dura battaglia. Ascoltate! Sì. Ci sono buone e cattive notizie. Abbiamo degli agenti della divisione di rinforzo, ma quella gente là fuori non ha intenzione di... Ecco la vostra cattiva. Spero che non colpisca. Così lo vedo meglio. Merda. Ok. Ottima mira, sono dei dilettanti. Vieni, qui. Ma vaffanculo, ma quello era uscito, pensavo non ci fosse nessun altro. Scia sua. Mica tanto. Gente, i tuoi amichetti hanno un cecchino in posizione. Tieni gli occhi aperti. Quindi andiamo lì. Verso il cecchino. Dove c'è solo il cecchino? Un agente per volta. Pessima idea venire qui tutto solo. Stiamo aspettando. Merda. Scavalca, scavalca, che ce l'abbiamo dietro. Sci loro. Grazie per il supporto voi, eh. Diamogli una lettura. Che pessima mia. Maledetti. No, devo ricaricare. Occhio, ci stanno gli altri.
ci arrivo là sotto, per caso. No. Famo che ci spostiamo, veloce. Ok. Diavolo! No. Aspetta, a lanciargliene uno anche lì. Diavolo! Non ti avvicinare! Lei... Ok. Fai un'altra. Ok. Occhio. Dov'è? Si è buttato. Sei caduto, di' la verità. Se sei cattivo. Così giovane. Ok. Perfetto. Agente, mi dicono che la minaccia è stata eliminata. Grazie, i miei uomini ti ringraziano. Ti ringrazia tutta New York, cazzo. Sto tornando alla base con una scorta. Facciamo due chiacchiere quando arrivi. Prendiamo tutto nel frattempo. Se avessero fatto saltare le paratoie, avremmo perso un utile supporto. Ora Benitez può tornare al Dipartimento della Sicurezza. Ci vediamo lì. Ok. Allora, ci ha messo... Vabbè, l'obiettivo è semplicemente di uscire dalla zona. Sperando che non ci siano i soggetti che vogliono farci il culo, anche perché non è che abbiamo tutte queste risorse al momento. Oh, che cosa sta succedendo qui? Ci servirebbero medikit, munizioni, qualunque cosa. Però siamo quasi a livello 6, va bene. Agente, abbiamo recuperato un filmato sconvolgente. Quei riottosi sono peggio delle bestie. Lao dice che lo ha caricato. Ok, nuove prove disponibili. Vediamo. Ci sto premendo, R, ma... Ok. Ok, riprese trovate. Completa le missioni. Filmato che affrontano la polizia. Completa missione, posto di blocco. Va bene. Filmato disponibile. Vediamo. A tutte le unità abbiamo un possibile 10-13. Occhi aperti per l'auto 5-5, passo. Un momento, è quella? No, fammi chiamare. Centrale, qui auto 2-4. Vediamo l'unità 5-5. Si direbbe abbandonata, passo. Ricevuto, passo. Madonna santa! Sono dietro di noi! Vai, ora, ora! Centrale, qui auto 2-4! Siamo... Auto 2-4, cosa sta succedendo? Centrale, qui auto 2-4. Siamo... Dobbiamo... Indietro! Vabbè, almeno potevano investirne qualcuno, no? Tanto così, Va bene. Allora, siamo usciti dalla zona? Sì, mi sembra di sì. Quindi... Rapporto scoperto, aspetta. Bel lavoro.
Ok, senti qua. Ho una scialuppa d'emergenza a un molo sul West Side. La JTF ha un blocco sull'Hudson. Ma se ci muoviamo di notte possiamo passare. Anche se conosco a memoria i movimenti delle pattuglie non sarà facile. Quindi i posti non li posso regalare. Se vuoi venire, devi pagare. E ricorda, niente contanti, oro o altre stronzate inutili. Devono avere un valore concreto. Ma sono sicuro che ti inventerai qualcosa, se vuoi davvero venire. Ok, allora, vabbè ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Magari, non so se tornare nel nostro blocco, se salutarci direttamente qui. Vabbè, spostiamoci nella nostra base operativa. Vediamo, perché ci diceva che avevamo possibilità di sbloccare qualcosina. Ci vuole un pochino, in realtà i caricamenti al momento sono ancora un po' lunghetti. Anche lo spostamento rapido, volendo, perché non è che sia tutta questa strada. Però, calcolando che è sempre online, quindi magari deve calcolare anche gli spostamenti degli altri giocatori, eccetera, eccetera, potrebbe essere che il tutto appesantisce. Sì, forse ce la potevamo fare anche a piedi. Va bene. Sblocca il dipartimento della sicurezza. Qui sono le varie statistiche. Vabbè, sblocchiamo quello e poi ci salutiamo. Dai, eh. Eccoci qua. Ehi. Forza, vieni. Benitez ha rimediato un vero caffè. Sono passato davanti a quel che resta di Kermans. La nostra zona di competenza è da Midtown a Lower Manhattan, principalmente perché nessuno può lasciare l'isola, nemmeno noi. Il problema più grosso sono gli uomini, ne abbiamo pochi. Al momento la maggior parte dei quartieri è occupata e controllata da criminali. Rikers, purificatori, bande urbane. Non ho uomini per difendere un isolato, né per mantenere ordine e sicurezza. Quindi questi stronzi vanno in giro a prendere quello che vogliono e uccidere chi gli pare, perché noi non possiamo fermarli. Il che vuol dire che noi dobbiamo ripulire questi quartieri per recuperare cibo e medicine per i cittadini. Ah, non so. Una zona così grande, tutti quei delinquenti, non credo che possiate farcela da soli. Senza offese, non vorrei lasciarvi in mezzo ai lupi. Capitano, noi siamo i lupi. Ok, beh, allora forse potreste convincere la divisione a mandare altri uomini. Per il momento dobbiamo accontentarci. Sto pregando i federali di controllare la mia città. Riceverai immediatamente tutte le informazioni. A presto. Buona fortuna. Diciamo che il nostro abbigliamento è abbastanza imbarazzante. Comunque abbiamo sbloccato il dipartimento. Vediamo cosa possiamo potenziare. Siamo arrivati anche al livello 6. Vediamo. Un sacco di missioni abbiamo. Stessa cosa per ogni dipartimento, 10 potenziamenti. Scorte dipartimento di sicurezza per costruire potenziamenti, ok. Il potenziamento fa stessa cosa, va bene. Uno più vantaggi. Sala operazione, va bene. Nuove abilità disponibili. Andiamo a vedere cosa, che abilità abbiamo sbloccato adesso. Sicurezza, questa qui rinforza un riparo aumentando i danni inflitti e riducendo quelli subiti dagli alleati dietro di esso. I vantaggi sbloccati sono: potenziamento del dipartimento della sicurezza, aumenta il 10% gli XP ottenuti con le attività. Non è male quello dell'esperienza. Ce n'è anche un altro qui. Onorificenze. Va bene, allora ragazzi, dai, facciamo che ci vediamo con il prossimo appuntamento con The Division. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Se potete, condividete questi video. Seguitemi anche sul secondo canale e sulla pagina Facebook. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.